Ciao, oggi andiamo a guardare i cuscinetti della serie sterzo. Manutenzione ed eventualmente sostituzione se è da sostituire, se sono da sostituire. Montare la forcella, sgancio, pinza dei freni, fermo qua davanti e parto da qui. Monto la ruota. Passo 2. Tiro via la forcella. Quello che faccio adesso. Arrivare, metto da parte i vari spessori, questo lo prendo, cuscinetto, cuscinetto, fermi, ora questo è uno sgrassante. A questo punto vado a pulire anche qua, perché poi lo dovrò ringrassare col grasso nuovo. Il cuscinetto, quando lo faccio girare, fa tanto rumore, non state neanche lì a perdere tempo, lo cambiate direttamente. Cedo col grasso anche qua. Andrò a inserire il mio cuscinetto sotto e vado col grasso. Tettolo pure che tanto male non gli fa. Una bella pulita. Rimetto il fermo. Prendo il cuscinetto. Prendo la mia forcella. Entro. E uno. Rimetto i miei distanziali. Rimonto la mia pinza del freno, che non fisso però, da punto e basta. Rimetto sulla ruota. Andrò a centrare la mia pinza, mi dà un fastidio bestia, perciò la sistemiamo. Solo a questo punto tiro giù la bicicletta dal cavalletto. Do due o tre colpetti. Serie sterzo non balla. Manubrio libero. Posso procedere a tirare queste. A questo punto abbiamo visto anche la revisione dei cuscinetti, eventuale sostituzione o comunque manutenzione, o anche semplicemente per ingrassare ogni tanto. Comunque i cuscinetti, diciamo che per fare un bel lavoro un paio di volte l'anno andrebbero comunque controllati. Se poi si possono mantenere bene, se non si possono mantenere si sostituiscono con lo stesso procedimento. Ciao a tutti, alla prossima!